Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ormai si può urlare. Buongiorno, buongiorno. Devo raccontarvi cosa è successo oggi. In pratica mi sono svegliata alle 5 di mattina. Niente, succede che io dormo dalla parte esterna del camper, quindi per non svegliare Alessio e tutti gli altri mi sono tenuta la pipì dalle 5.30 fino alle 7, quando non ce la facevo più, che ho scavalcato Alessio e mi sono messa seduta nella speranza che qualcuno mi aprisse, perché se avessi fatto la pipì avrei svegliato loro due. Quindi una certa 7 qualcosa, eh sì, perché era chiusa. Alle 7 qualcosa vedo Simo che si alza, tipo mi si illumina non so che cosa, dico: oh mio Dio, Simo, ti prego, mi apri il camper. Si illumina la vicina. Esatto, Simo mi apre il camper e io vado tranquilla e felice a fare la pipì. Niente, volevo rendervi partecipi di questa cosa. Poi dormite fino alle 10, eh? 9. E comunque dalle 5 e 7 e mezzo è stata sveglia. Cosa vuoi dire, tua disculpa? Sapete cosa avrebbe fatto oggi? Oh, la gamer mi ha svegliato alle 5, non ho più dormito, mal di testa, datemi un occhi. È vero. Sì, è verissimo. Sei proprio un bugiardone. Senti, ho pensato di omaggiarti con questo. No, grazie. Regalo che ho voluto farti. Dì lì che cosa stiamo facendo. Ti vorrei far vedere una cosa. Vedi che c'è un capriolo, un dino, un bambi, no? Sì. Qui c'è, qui invece è stato decapitato. E posso fare una domanda? Perché non sono più le cose da temperatura? Simo? Uccio? Facciamo una cosa, amore, lasciamole sul tavolo, che magari... Esatto, qualcuno dice di solito... Cavolo, aspetta, gamer, Ferrucci stava dimenticando... Ah, Ferrucci, non dimenticare gli occhiali per andare al mare, Raga, sapete, siccome di solito quando lascio le nostre cose ce le rubano per dire: oh, ho preso qualcosa di Sabri. Allora, le ciabatte le chiedo sempre perché ho paura che me le rubino solo un paio. Questi qua, invece, li stiamo lasciando sul tavolo nella speranza che qualche fan li rubi e li regali alla propria nonna. Vediamo, Simo, come gonfia la palla. Stai facendo tutto tranne che gonfiare la palla. Simo, il pubblico è in delirio! Il pubblico è in delirio! Ah, questa è una vacanza di vecchi. Ecco qui. Una cosa molto molto importante, una scelta che ho dovuto fare, è che oggi ho scelto di portare questo materassino qui. Certo, perché quella non bastava già più, ovviamente. No, questo qua è invece lo pterodattilo, lo sceglierò magari pomeriggio. Quindi oggi mi aumenterò il colore nell'Intex da 13,50€. Perfetto. Per questa clip è tutto. A voi la linea. Aio! Stai di nuovo per mangiare qualcosa, scommetto. Vedi il cibo sul tavolo? Io mi sono presa solo una buonissima show. Io qua leggo toast grande. È un errore. Sì, ma abbiamo ordinato il toast? Io non so niente. Però cucina avete sbagliato, però se li sta già grande, facendo, vabbè. Toast, li mangiamo. Però fate schifo voi non due. È assolutamente vero. Che pare che prendiamo i toast? A che ora poi? Alle 11.26, con tra mezz'ora mangiamo. La pedina non me l'hanno fatta. Io non lo volevo proprio. Fate veramente schifo. Allora non mangiarlo, vai, lascialo lì, lo mangio io. Vediamo quanto resiste. Dovevo un po'. Sì. No. Sono molto molto felice e oggi è il grande giorno. Perché, amore? Come se quello non bastasse. No, quello è per sedersi. Invece adesso che cosa avrò? Gonfiamo un 2 metri di apertura di pterodattilo. No, ma ha un nome, come si chiama? Ptero. Ptero, andiamo a gonfiarlo? Ma lo gonfi per favore, sì, amore. Io mi sposto sotto l'altro. No, scusa, perché ti sposti? Dove mi sposto sull'altro ombrello. Non capisco perché, non capisco perché. Non vi conosco. Non capisco perché Ferruccio si sposta. Guardate dove sta andando, fa finta di non conoscerci solo per Ptero. Ptero ti sente, ha dei sentimenti. E se sei un vero uomo, cavalcherai Ptero, te lo dico. Ma come, Uccio? Ecco qua la mia amica pompa. Prego, amore, hai detto che mi gonfi tu Ptero. Sapete cos'è? L'unica cosa che non mi fa impazzire di Ptero? Che è grosso 2,5 metri. No, è che è marrone, non è un colore che io amo, il marrone, sì, perché lo so ciò che cosa? Alla cacchina. No, in realtà alla natura. Però nel senso, mi piace di più i colori accesi come verde, giallo e rosso, ma Ptero era marrone, quindi dobbiamo accontentare del marrone. No, la coda dopo, amore. La testa, ma è piccolo, io pensavo fosse molto più grande. Ho capito, ma è piccolo. Ecco, sono molto 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 triste. Cosa c'è? Non ho capito da morire. Perché? Perché? Ti sembra un gonfiabile grosso? Ho detto alla tigra, mi dia il gonfiabile più grosso. Beh, di altri. Piccolo non mi sembra. Lo pterodattilo ti sembra un vero pterodattilo? Sì. Questo è una mini figure in scala
20 a 1, 1 a 20. No, penso sia più grosso degli pterodattili di come erano veramente. Io sono molto arrabbiata e me ne vado. Va bene. Vieni però. Dai, vieni amore. È vero. Penso sia il gonfiabile più brutto che io abbia mai visto. Ti ama, ti ama. Io no. Cos'è, una danza dell'accoppiamento questa roba qua? Amore, non dovevi fare le parole crociate? Vuoi fare il bagno con Ptero? Sì. Va bene, ok. A mio rischio e pericolo porto il mio telefono in acqua, sperando che non succeda quello che è successo a mia sorella. Amore, vedo solo un ferro da stiro, non vedo altro con Ptero. Guarda i bambini come te lo invidiano. Wow, dicono anch'io vorrei. Ma girati, cos'è uno zainetto? Wow, adesso il bambino, uno pterodattilo vero. Non è vero, è bellissimo. Dai, non dirlo, si sente, si offende. Guarda che ha dei sentimenti. Sì, così devi cavalcarlo. Sì, e adesso vieni in avanti. Devi nuotare con le ali, amore. Fai anche il rumore. Sembrava una cornacchia, piccolo pterodattilo. Perché Uccio si cammina 10 metri? Fai vedere allora quanto sei bravo a cavalcare. Ok, che ha questo di cacca? Ale, non sai salire su Ptero, guarda, io sono salita e non mi sono ribaltata, amore. Amore, aspetta, non sono dritta. Non sono dritta, ho il telefono in mano, non farmi cadere. Ah, amore, ti amo tanto. Io ti amo da morire, ma... Sai come si sono estinti i dinosauri? Col Big Ben. La caduta dei meteoriti. Ma sei... Un meteorite! Un meteorite! A me sembri solo un deficiente. Forse era l'era glaciale. Mi sa di sì. L'era glaciale non la so fare. Non capisco perché Uccio faccia finta di non conoscerci. Tanto mi sono spappolato qualche osso qua per terra. Sai cosa sembri? Sai i pellicani quando devono andare in acqua che fanno così per prendere i pesci? Bravo, Uccio! Dopo che mi sono comprato il costume intero e l'ho indossato per Justin, Justin mi ha chiesto di fare un video. Fa lui. Tieni Justin, questa è la video, tu vedi che tu vedi qui dentro, qua ci sei tu e se parli c'è il video. Non c'è? Sì, parla, puoi dire quello che vuoi. Ciao, sono il vostro. Hai letto il video? Ciao. Proprio lontano? No, non tu lontano, con la videocamera. Perché sennò così ti riprende solo il naso. Volete... Allontana un po' la videocamera col braccio teso. Allunga il braccio un po'. Allunga il braccio? Allunga il braccio. No, quello, l'altro! Justin, quello con la videocamera. Vieni a intervistarmi, dimmi. Adesso andiamo a intervistare Sabrina. Sentiamo. Dai, dillo. Ciao Sabrina. Vai, dillo. Vieni a fare il bagno con noi. Ah, è l'intervista. Ciao. Così Justin. Ah, bravo, così ti vedi. Ciao, io sono Sabrina. Cosa mi devi chiedere, Justin? Se venite a fare il bagno con me. Io vengo. Vediamo. Voi volete venire? Io vengo. Simo? Vengo. Voi venite a fare il bagno? E allora andiamo a fare il bagno con il nostro Justin. Ma devo portare la videocamera, Justin? Non lo sai. Ci pensa un po' e poi vediamo. Devo raccontarvi quello che è successo. Anzi, ve lo faccio raccontare dal colpevole. Io ero tranquillissimamente seduto su un materassino. Poi qualcuno, non facciamo nomi, Sabrina, ha detto: no, vengo un po' con te. Appena si è seduta, boom, no, ho rotto tutto, tre ore. Praticamente non era mai successo. Io mi chiedo sempre quando gonfio le cose, dico: ma vi immaginate se esplode? Ecco, sì, che praticamente eravamo uno sopra l'altro, cioè io ero sopra di lui, e ha fatto pum! In un secondo si è sgonfiato, quindi penso sia saltato qualsiasi cosa. Bene, dopo che vi ho reso partecipi di questa cosa, posso chiudere il video. Mi raccomando, se... Di qualcosa intelligente per chiudere il video. Lasciate un like e un commento con scritto il vostro mare preferito. Ed ora un po' di backstage della parodia La mia vacanza è strana. Buongiorno, buonanotte, buonasera, non so a che punto io sia del video, ma qui in campeggio stiamo super lavorando perché stiamo registrando la parodia che in realtà non so se è uscita, non so se uscirà, vabbè, in tal caso se non l'avete ancora vista è uscita andate a vederla, se no uscirà tra qualche giorno. Qua c'è Simo che si sta cimentando nel lanciare silicone e caramelle ad Ale che pronto le prenderà al volo nella canzone.
Come no, amore? No, qua. Devi prenderle al volo. Ci provo. E qua c'è Ferrucci invece che sta facendo un po' di backstage col telefono. E adesso ti darò anche la videocamera per fare un po' di backstage. Mi raccomando, okay. Ferrucci, che roba. Su di te. Cibi precoci, bibite bollenti. Ballo di Leone Ferragnez. Ah, bibite bollenti, ricordati, La mia vacanza comincia, casello e profuma di sole, di mare, anche di torte, popcorn da fare con le pannocchie. Vai. La mia vacanza comincia, casello e profuma di sole, di mare, anche di torte, popcorn da fare con le pannocchie. A me piace, se te non piace la faccio io dopo. Come? Ti piace? Basta un po' dal basso. Vai, proviamo. Vedi? Così. Ho sbagliato, nella vacanza mia strada. È proprio scemo. Nella vacanza mia strana mi son fatto un bagnetto, ho dormito in cucina, ho cucinato nelle, se si dorme la notte dove si vuole. Però il camper è vissuto, non è che, però se poi devo venderlo almeno che lo vedano. Questa è bellissima da farvi vedere, cioè guardate che produzione pazzesca che abbiamo, Amore, vuoi dirlo? Cioè, allora, pronto? Mio padre, assistente direttore della fotografia, mio fratello, regista. Regista, andiamo! La mia di più, Uccio! Muovilo di più! Perfetto! Bravo, Uccio! Ma cosa sta facendo, amore? Perché praticamente volevo simulare che il camper fosse in movimento, quindi se ne manda i riflessi sulla faccia e lui sta facendo i riflessi. Guardate che zoom sulla faccia di Uccio. È bellissimo. Grazie, bravo, bravo! Quando io spesso penso che il mondo sempre, sempre più vicino, non ho proprio fuoco, è perfetto davvero. Quando lo guardo io spesso penso che il mondo sembra sempre più vicino, non ho coprifuoco, è perfetto davvero, anche se a volte io scrivo. Devo sdraiarmi, quindi se succederà qualcosa di brutto ci sono dei piselli, sappiate che vi ho voluto bene. Tieni Simo, dei piselli per te. Non farmelo schiantare in faccia però, amore. Faccio il possibile. Grazie. La mia vacanza è strana.